noi sappiamo per certo che dalla parola del Signore il nemico delle anime nostre è sempre all'opera. La parola di Dio ci ricorda in 1 Pietro capitolo 5 verso 8: il vostro avversario, il diavolo, va intorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. La parola di Dio ci avverte affinché possiamo essere consapevoli quale combattimento siamo chiamati a sostenere. Non è un combattimento contro carne e sangue, ma contro realtà spirituali. Siamo col Signore. Il Signore si prende cura di noi. Noi abbiamo delle certezze. È vero, la parola di Dio ci dice che siamo combattuti, saremo combattuti, saremo tentati. Lui cercherà di sedurre, cercherà in qualche modo di farci cadere. Il suo obiettivo è quello di distruggere la nostra fede in Cristo Gesù, di distruggere il nostro rapporto con Dio. Ma 1 Giovanni capitolo 4 verso 4 ci ricorda questo: voi siete da Dio, figlioli, li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. È Cristo che ci dà la possibilità di poter resistere in questo giorno malvagio, di poter combattere e addirittura di poter fermare l'azione devastante di Satana, del diavolo, dell'avversario delle anime nostre. Quanto è importante, e questo è un appello per quanti oggi sono lontani dalla grazia di Dio, quanto è importante che tu comprenda questa mattina di essere in Cristo, di avere Gesù Cristo nel proprio cuore, di averlo sperimentato come Salvatore, proprio Salvatore e Signore della propria vita. A volte davvero rimango esterrefatto da considerazioni, da dialoghi che si tengono, che sono davvero contrari ai precetti che Dio ha stabilito, che sono davvero in abominio per il Signore, e tutto lo si lascia passare perché l'uomo ormai si sente così cresciuto, maturato nella conoscenza, nelle esperienze, al punto di poter fare a meno di Dio, della parola di Dio. O siamo e apparteniamo in Dio e a Dio, o altrimenti ci sarà qualcun altro che ci sta governando. Ma il risultato di queste vite è già segnato, li aspetta un'eterna condanna. Tutti quanti siamo soggetti alla tentazione. Facciamo attenzione, fratelli e sorelle, e non ci sono fasce di età. Sono i giovani soggetti a certe tentazioni, tutti. Possiamo essere il bersaglio di questo avversario, di questo nemico. Possiamo incontrare appunto questo giorno malvagio. E voglio soffermarmi su questo affinché consideriamo che l'atto del peccare, soprattutto quello in modo volontario, è qualcosa di terribile per un credente. Io non tratto questo tema con superficialità, e quando ne parlo con qualcuno e sento dire: beh, siamo fragili, siamo deboli, io credo che dobbiamo stare molto molto attenti, dobbiamo respingere il peccato con tutte le nostre forze.